Ed eccoci qua, bentornati su Yokai Watch, cari miei vita studenti. Siamo all'interno della piramide che abbiamo iniziato ad esplorare nello scorso episodio. Abbiamo recuperato i nostri compagni dopo essere stati attirati in una trappola dal lupo oscuro. E ora procediamo. Questi qui non ci attaccano perché pensano che siamo sotto il controllo mentale di Mazera, ma in realtà non lo siamo. Andiamo avanti invece. Lui si è messo sull'attenti, però non sa perché. Allora, vediamo un po' che c'è qua sotto. Altri punti da esplorare, altre persone da salvare, immagino. Ah, qua ce n'è uno. Pronti? Vai. Sto arrivando, mio signore Mazera. Aria, che stai facendo? Che ti succede? Va tutto bene? E voi chi siete, degli intrusi forse? Più o meno. E no, non ti trasformare, Aria. In tal caso vi sconfiggerò in pochi secondi. Contali, mi raccomando. Io sto solo servendo il mio signore. Chiunque osa mettersi sulla sua strada finirà cancellato per sempre. Proprio così. La mia intera vita è dedicata al mio signore Mazera. Ma che dici, Aria? La tua vita è dedicata allo studio dei robot, non a questo Mazera. Ben detto, Matteo. Secondo voi avrà cap... lo ripeterò ancora se vuoi. Tu sei Aria Belmonte, la nostra amica. Matteo, non ci starei mettendo un po' troppo ardore? Forse non ci siamo capiti, io sono al servizio di Mazera. Oh no. Ma se siete così tanto convinti, perché non mi affrontate in battaglia? Se è questo l'unico modo, non possiamo tirarci indietro, forza, cominciamo! È vero, mancano ancora dei nostri amici in realtà, all'appello. Non solo quelli di Valerio. Lady Tempo. Io con le palle combatto. Che sembra strano da dire, però volleyball, dico in inglese, dai, così suona meno strano. Non mi stai facendo niente, Aria. Dai, con questi ingranaggi rotanti, sei fissata, eh. È facilissima sta lotta. Accelerazione temporale, nel senso che fa prima andare KO? La mia testa, che cosa succede? Aria, devi ricordare, forza! Sto arrivando, mio signore Mazera. Oh, si mette male, non siamo riusciti a liberarla. Aspetta, ho un'idea, lasciate fare a me. Che cosa hai in mente, Gibastiano? Ora vedrete, amici. Ehi, Aria, senti un po' qua. L'altro giorno ho visto in TV il lancio di un razzo. Cosa? Wow, che bella frase. Il mio cuore si sta agitando. Che succede? Sta funzionando. Ho capito, ha intenzione di farle ricordare i suoi interessi. Ottima idea. Però forse potrei provare anch'io. Ehi, Aria, senti qua. Ieri... ho comprato un nuovissimo paio di stivali sonnici a reazione. Cosa? Fantastico! La sua trasformazione si è esaurita. No, che cosa mi sta succedendo? Ora non resta che il colpo finale. Siete pronti entrambi, ragazzi? Puoi dirlo forte. Sì, è tempo di usare l'arma segreta. Aria, quando torneremo in accademia ti compreremo delle tute robotiche. Ragazzi, voi... sì, voi avete ragione, io adoro i robot. Sì, ce l'abbiamo fatta. Aria, tornate in sé finalmente. Ci è voluto un po', ma alla fine ci siamo riusciti. Grazie di cuore a tutti e tre, siete dei veri amici. Nessun problema, non abbiamo fatto niente di che. Sapete, nessuno potrà mai togliermi l'amore per i robot. Chiunque ci proverà verrà punito. Io sono Aria Belmonte e adoro i robot. Ben detto! Perfetto, ora usciamo di qui e andiamo a trovare gli altri nostri amici che sono rimasti. Tutto bene, Matteo, ti vedo pensieroso. Stava pensando a te. C'è qualcosa in particolare che vuoi dirmi per caso? Dai, Aria, su, lo sai che Matteo prova qualcosa per te. Allora, oh cielo, dove... quando ti deciderai a crescere un po'? Cioè, lei si è incazzata perché Matteo... mamma mia, tutti pazzi in questo gioco. Oh, ecco qua un altro. Chi sarà? Sarà Leonardo?
O sarà Carlo? Eccolo qua! Sto arrivando, mio signore Mazera! Eccoti qui, Carlo, finalmente ti abbiamo trovato. Però sembra che tu sia ancora sotto il controllo mentale degli alieni. Chi sei? Il cognome è Niada, di nome Gibastiano e della giustizia sono il guardiano! Non ti avevo affatto chiesto di presentarti in questo modo. Ad ogni modo, questo è il castello di Mazera, che abbiamo qui? Forse due intrusi per caso? Ah, lo sapevo. Mi dispiace, ma non posso lasciar correre. Sì, gli alieni devono aver fatto il lavaggio del cervello anche a lui. Già, ma questo non cambia niente. Riusciremo a salvarti, Carlo! Sarà solo una perdita di tempo. Ve ne accorgerete presto. Tu dici? Bene, combattiamo allora! Ben detto, signor Presidente! Forza! Servirà che mi trasformi per lui? Ma sì, dai. Per lui lo faccio. Per lui mi trasformo, perché lui è forte. Più o meno. Molto meno che più, però. Wow. Era meglio se non mi trasformavo. Visto quello che è successo. Dannazione, la mia testa! Sento come se avessi un'enorme rabbia dentro! Ma da dove verrà mai tutta questa furia? Serpi. Dalle serpi? La mia testa, che cosa mi succede? Basta, io sono un seguace di Mazera e nient'altro, smettetela! Carlo, che cosa succede? Non ricordi chi sei per caso? Te lo dico io, tu sei Carlo Serpi, un musicista della banda! La tua musica di adesso, però, non ha alcuna anima, Carlo Serpi. Sai, so bene cosa si prova quando si viene privati di qualcosa di importante. Anche a me è stato portato via qualcosa di vitale, un giorno. E per quanto io possa rimpiangerlo, so che non tornerà più indietro. Tu e gli siamo molto simili. Quel sentimento di rancore ci accomuna. Signor Presidente, un sentimento di rancore? Proprio così. Ricorda il fuoco che hai dentro, Serpi, non scordarlo mai! Se lo lascerai spegnere, non potrai più tornare indietro! Sì, ho capito. Laura, Luciano, Francesco. Non vi ho mai dimenticati, ragazzi. Per questo motivo, riuscirò a vendicarvi prima o poi. Proprio così, il mio fuoco non si spegnerà mai! Ce l'ho fatta! Ho ricordato tutto, finalmente! Già, sembrerebbe di sì. È bello di averti di nuovo tra noi, Serpi. Fantastico, Carlo! Sei stato sensazionale! Senza di me non ce l'avrei mai fatta. Sconfiggeremo quegli alieni, insieme. Ben detto, faremo assaggiare loro la vera potenza dell'Unione Terrestre! Hai ragione, Niada. Pagheranno per tutti i loro crimini, vedrete! Preparatevi, alieni! Il Club FNY sta per annientarvi! Sì, magari evitiamo canzoni copyrightate, eh? Grazie, Yokai Watch. Allora, ne manca solo uno, che sta proprio qui. Non preoccuparti, salveremo anche gli altri. Leonardo è l'ultimo o sbaglio? Del nostro gruppo, intendo. Sto arrivando, mio signore Mazera! Eccoti qui, Leonardo. Anche tu sei stato colpito dal controllo mentale? Come tutti quanti gli altri, Gibastiano. Controllo mentale? Non so di cosa stiate parlando. A proposito, che ci fate qui? E soprattutto, chi diamine siete? Questo è il territorio del mio signore, non vi permetterò di invaderlo. Piuttosto debole per essere un gorilla e un ex teppista. Ryan, non ci starei andando giù un po' troppo pesantemente. Debole? Gorilla? Sei qui per fare a botte, per caso? Ah, eccolo che riparte, privo di fascino come sempre. Poverino, mi fai quasi pena, sai? Cosa? Stai scherzando con il fuoco, amico? Sei caduto dritto in trappola, gorilla. Trappola? Di cosa stai parlando, Ryan? Ora basta chiacchiere. Forza, fatevi sotto. Ryan, non ho capito la tua trappola, se devo essere sincero. Leone nero.
Ovviamente se la prende con me perché, boh, non gli piaceranno i gatti, anche se lui è un felino. Toh. Mi trasformo giusto per fare prima. Non è che serve ad altro. Dannazione, la mia testa mi... La testa mi scoppia! Alzati, Leonardo, devi cercare di ricordare. Forza, non manca molto! Ah, dannazione! Leonardo! Che... Dove mi trovo? E voi che cosa volete da me? Ah, sento come una voce nella mia testa. Che succede? Dove è finita la tua solita spavalderia, gorilla? Anche se sei un duro, tieni sempre a mente ciò che gli altri fanno per te. Per questo voglio sapere, ti ricordi qualcosa di noi? Rispondimi, Leonardo Scarlatti! I miei ricordi? Sì, inizio ad intravedere qualcosa. Non ho niente da fare, la voce di prima è troppo forte. Basta così, io sono... Bravo Leonardo, continua così, non lasciarti ingannare dalla voce. Io sono Leonardo Scarlatti! Ragazzi, cos'è successo? Sì, ce l'hai fatta! Sei tornato in te, amico! Fratello! Sì, puoi dirlo forte. Bene, e anche questa è fatta. Aspetta! È un po' imbarazzante, però volevo ringraziarti, Ryan. Nessun problema. L'ho fatto solo per il bene del gruppo. In fondo, che squadra saremmo se non ci proteggessimo a vicenda? Odio ammetterlo, ma stavolta hai ragione. Apprezzo la tua sincerità. Grazie, Leonardo. Ma guardate un po', ora dovete davvero essere d'accordo, vedo. Cosa? Non dirlo neanche per scherzo. Ed eccoci tutti riuniti! Club FNY è tornato al completo! Puoi dirlo forte, ora il nostro legame è diventato ancora più solido di prima. Hai ragione, Comanuel, niente potrà fermarci adesso. Certo, tutta questa esperienza sarà tosta da sopportare, ma grazie a mio fratello Gibastiano siamo tornati di nuovo tutti insieme. Non è stato solo merito mio, ci siamo tutti aiutati in vicenda. È vero, anche senza solo uno di noi sarebbe stato impossibile tutto ciò. Ora però dobbiamo scoprire dove si nasconde quel cagnaccio. Hai ragione, a quanto pare è stata tutta opera di Lupo Oscuro. Ma questo ora appartiene al passato. Ciò che conta è trovarlo e sconfiggerlo. Ben detto, non possiamo perdere contro di lui. Sì, sono d'accordo. Ormai siamo arrivati fin qui. Non ci arrenderemo proprio adesso. Gli alieni non hanno più segreti per noi. Se ci impegneremo, li batteremo. Potete contarci, li farò tremare con un po' di rock. Una volta che li avremo sconfitti, poi libereremo il comitato studentesco. Ah, non sto più nella pelle, ci stiamo avvicinando alla fine. Sì! Quando eravate controllati, avete tutti nominato un certo Mazera. Deve essere lui la mente tra tutti i misfatti degli alieni, ne sono certo. Sembra che abbiamo finalmente trovato il nostro vero nemico, giusto? Non si preoccupi, signor presidente. Riusciremo a sconfiggerlo, vedrà. Mazera. Che cosa stai tramando? Qual è il tuo vero scopo? Ok, possiamo uscire dalla piramide per prepararci ad affrontare Lupo Oscuro. Ma siamo pronti in realtà, eh? Sono piuttosto sicuro di essere pronto per sconfiggerlo. O almeno credo. Finalmente ci siamo liberati di quel controllo mentale, ma ora ci aspetta un altro ostacolo in questa piramide. Lupo Oscuro, ti sconfiggeremo! 3 sfere mega come ricompensa. Let's go! Ho-hoi. Esamina la barriera laser. Oh cielo. Che dice? Oh no! C'è da combattere ora! Dobbiamo sconfiggerli tutti per avanzare, sì. Ci vorrà un po', a quanto pare.
Ottimo. Dov'è la festa? Dov'è la festa? È qui la festa? Ok. Allora, sto sprecando un po' gli attacchi, ma sono forti questi, eh. Ok. Calma, calma, calma. Dov'è il nemico? È qua, eh. Ok, grande. Sono arrabbiato, non posso fare niente. Ok, no. Dato, ottimo. Vabbè, però che so, debolissimo. Che è successo? Se ne va questo? Oh. Allora, dove si va ora? Mi apri sta roba qua. Un altro libro, Le verità del mondo. Uovo turchese, ma è resistentissimo. Oddio, livello 215, in effetti. Sì, non sembra, ma lo è. No, beccati questo. Allora, le verità del mondo ne ho abbastanza. Magari una verità del cosmo, tanto per capire com'è. Allora, là non ci posso andare. Qua, ah, ma guarda un po'. Guarda chi abbiamo qui, i nostri tre amici gatti. Sì, mi sto sprecando tutto quanto il boost del ritmo qui, ma non importa. Ecco qua. Oh, vedi come si fa subito. Così è veloce, no? La faccenda. Si risolve in fretta. Bene, bene. E qui? Ah, manca solo un nemico. Ah, che liscio. Dai, è andato. Ci siamo. Questo è proprio il monolite. Oh, eccoli qui. Pare che i trucchi di Lupo Oscuro siano stati inefficaci. A dire il vero me l'aspettavo. Quei ragazzi sono incredibilmente forti. Ma saranno all'altezza di quel cagnolino? Chi lo sa? Ah, non vedo l'ora di godermi lo spettacolo. Bene, ci siamo! Salve terrestri, vi vedo in forma. Come era previsto, siete riusciti ad arrivare qui senza problemi. Ovvio che ci siamo riusciti. Noi del Club FNY non delimitiamo mai. Non delimitiamo mai. Forse volevi dire deludiamo, amico. Ascoltami bene, Calixta. Non importa cosa abbiate in serbo per noi. Non riuscirete a sconfiggerci. Sappi che io e i miei amici non ci inchineremo mai a vostro volere. Scusa, molte parole fanno ridere. Sei davvero lo spasso, sai? A proposito, dove sono i membri del comitato studentesco? Già, dove li tenete nascosti? Oh, loro stanno benissimo, ma se non batterete Lupo Oscuro, beh, potrebbero non stare più così bene come adesso. Ah, siete stati avvertiti di tutto, ora non resta che passare alla sfida. Entra pure, cagnolino, è il tuo momento. Usa il tuo immenso potere per liberarti di questi sciocchi una volta per tutte. Beh, buona fortuna terrestri, ne avrete bisogno. Prima di tutto lasciate che vi faccia i miei più sentiti complimenti. Purtroppo per voi però, oggi sono costretto ad annientarvi. Forza, combattiamo! Che entrata in scena clamorosa! Eccolo qua, Lupo Oscuro! Let's go! Let's go, Ski!
Wow, è forte lui, eh! Ma anche noi lo siamo, sai? Oh, è davvero forte lui! Ma un po' di knockback lo prende lupo scuro, o no? No, non mi pare, eh. Non mi pare proprio che prenda un po' di knockback, ma ehi. Chissà, forse. Oddio, che era successo lì? Si era mosso in maniera strana. Per fortuna ho dato a tutti dei cibi forti per recuperare tantissima salute. Quindi mi aspetto che si salvino. Ah, beh, cagnolino. Hai visto? Ti abbiamo conciato per le feste, alieno! Tu dici? Sì, lo dico. In tal caso lasciate che vi mostri il mio vero potere. Ah, certo. Io sono il soldato più potente dell'elite aliena. Ecco, è diventato ancora più fico. Lupo metallizzato, praticamente è un reskin più forte. Eh sì, accidenti. Picchia forte e chiaro. Ai ai ai, allora aspetta che mi carico gli attacchi, eh. Beh, però dai. Cioè, ragazzi, mangiate anche voi però il cibo. Wow! Aia! Oddio, non ha fatto troppo male alla fin dei conti? Mamma mia! Vabbè, però... Avrei schivato in realtà io, eh. Eh no, come lo attacco ora? Non posso toccarlo, ragazzi. Dov'è? Quando l'ha fatto? Mamma mia, oh. È davvero più forte ora. Ok, vai Sky Snaker, vai, attaccalo. No, ragazzi, questo fa l'attacco un'altra volta potente? Vabbè. Ok, ok, ci siamo quasi. Ok, ci siamo. Vieni a me, vieni a me. L'ho schivato, amico mio. Potrebbe... No, cos'è successo? Perché? Cosa ha fatto? Quando è successo? No, ero pronto a schivarla. Avanti, riproviamoci. Riproviamoci. Uno è asceso, mi sa, uno. Mamma mia, che non si capisce niente, oh. Oh, dai, emo, dai.
Dai, Franco! Oh, yeah! Oh! Guarda quante medaglie di lupo scuro abbiamo droppato, guarda questa! Non ci credo, da dove prendete tutta questa forza? Dall'unione dell'amicizia, amico mio. Non hai capito niente, a quanto pare. Questo è il segreto di noi terrestri, l'amicizia. Tu hai contato sul tuo orgoglio, mentre noi sull'amicizia. E sarà proprio quest'ultima a farci vincere contro di voi. Bella, mi è piaciuta vincerla questa. Davvero, non so perché, ma davvero tanto. Io, il soldato dell'elite aliena, sconfitto da degli esseri umani. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo sconfitto lupo metallizzato! Beh, almeno sono riuscito a divertirmi per la prima volta. Cosa? Ma che, dove è andato? Congratulazioni, amici terrestri, siete stati davvero incredibili! Calixta! Sapevo che non avreste deluso le mie aspettative. Ben fatto! Ora basta, giochetti. Avevi promesso di liberare i membri del comitato. Promesso? Non mi sembra di averlo mai fatto. Come? Oh, scusate, mi sono fatta prendere un po' la mano. Navicella, parla Calixta. Potete liberare gli ostaggi. Quindi? Non avete più nulla da temere. I vostri amici sono stati liberati. È davvero così oppure è solo un'altra delle tue bugie? Piano con le parole. Io mantengo sempre le mie promesse. In realtà l'avevo usati solo come esche per attirarvi qui alla piramide. Inoltre sono anche stati molto utili agli esperimenti di Lupo Oscuro. Ora però non abbiamo più bisogno di loro, per questo sono stati liberati. Dannazione, sono stati ingannati proprio come noi! Purtroppo anche questo monolite Y non ci ha fornito niente di nuovo. Per questo ci terrei a restituirvi le 7 medaglie dell'Aurora. Oh, beh, grazie. Non credo che si meriti i nostri ringraziamenti, Gibastiano. Mi auguro che la prossima volta sarete ancora più forti di così. Altrimenti vi avverto che potreste ritrovarvi in un mare di guai. Che intendi dire? È scappata. Che codarda. Tutto bene, signor presidente? Sì, tranquilli. Mi stavo solo mettendo in contatto con Monica. A quanto pare, Sandro, Kyle e Max sembrano essere sani e salvi. Sul serio? Fantastico! Questa sì che è un'ottima notizia. Sì, è vero, ma mi sembra che sia stato tutto fin troppo facile. Non pensare a questo, Valerio. L'importante è che stiano bene. Esatto! E poi ora dobbiamo risolvere il mistero di questo monolite Y. È vero, l'avevo dimenticato! Beh, è comprensibile. Non abbiamo avuto un attimo di pausa qui dentro. Miau! Scargatto, che diamine ci fai qui? Oh, che bello, finalmente libero! Libero? Che cosa intendi dire? Beh, finora sono stato prigioniero all'interno di questo luogo, miau. Purtroppo non ricordo affatto come sia successo. Allora siamo punti a capo. Sì, direi di sì. Scusate se non sono stato d'aiuto, miau. Che noia questo monolite guai, non c'era niente di interessante. Aspettate, guardate laggiù. Che cos'è? Il vecchio collare. Ehi, Scargatto, per caso questo collare è tuo? No, mi hai visto prima. Beh, allora lo terrò io, lo regalerò ad Antonella. Aspetta, il fatto che fosse proprio qui potrebbe essere da non trascurare. Che ne dici se lo portassimo con noi, in accademia, e lo facessimo analizzare? Sì, mi sembra una buona idea. Finalmente torniamo a scuola. Sono esausta. Non posso darti torto, in effetti. Sono successe molte cose oggi. Bene, allora direi di andare a far visita a Preside Reali. Sono sicuro che saprà darci una mano. Forza, raggiungiamolo nel suo ufficio. Bentornati, Club FNY. Grazie per aver portato a termine la missione. Non solo avete sconfitto Lupo Oscuro, ma avete anche salvato quei ragazzi. E siete anche riusciti a tornare qui sani e salvi. Ben fatto. Grazie. Siamo stati bravi, vero? Però ci sarebbe ancora qualcosa. Date un'occhiata a questo collare. Oh, Emma! Scusami, ma in questo momento sono piuttosto impegnato e...
Emma? Ah, ho capito. Cosa? Questo tizio è appena uscito fuori dal corpo di Emma! Ma tu sei... A quanto pare hai deciso di rivelarti anche a questi ragazzi. No, ti sbagli. Questa non è ancora la mia vera forma. Chi è questa persona, signor preside? Ora vi racconterò tutto, tranquilli. Meritate di sapere la verità. Vi presento il sovrano del mondo degli yokai, Emma il Grande. Cosa? Ma se una persona così importante, per quale motivo si trova qui? Semplice, perché gli alieni hanno distrutto il mio amato regno. Anch'io rimasi coinvolto nell'attacco e persi la vita come tutti gli altri. Dopo aver vagato per un po' sotto forma di anima, trovai il corpo di Emma. Subito dopo ho iniziato ad abitarvi, con lo scopo di proteggerla. Incredibile, non sapevo che Emma avesse una casa dentro la pancia. Cibastiano, si può sapere cosa stai dicendo? Rilassati, stavo scherzando. Ad ogni modo, sono qui per parlarvi di un modo per aumentare il vostro potere. Quindi voi potete dirci se questo collare nasconde qualche potere. Esatto, quel collare è per così dire la nostra arma definitiva. Si dice che addirittura sia in grado di controllare il potere degli alieni. Controllare il potere degli alieni? Incredibile. Sul serio è capace di farlo? E sapreste dirci anche chi è in grado di utilizzare il potere del collare? Lo yokai più pericoloso di tutti i tempi, Arcoferino. Il più pericoloso? Uno yokai, eh? Se Arcoferino rinascerà, il mondo andrà incontro a rovina e distruzione. Ecco spiegata la vera portata del suo autentico potere. Tuttavia, se riusciste ad averlo come alleato, le cose cambierebbero. Sì, ci sto. Diteci come possiamo controllare il suo potere, vi prego. E questo è il punto. Il potere di Arcoferino non può essere controllato del tutto. Dovrete dimostrare di essere alla sua altezza se vorrete risvegliarlo. D'accordo, ci proveremo. Dove possiamo trovarlo? A dire il vero, Arcoferino è già qui ed è molto vicino a voi. Per far sì che compaia dinanzi a voi, però, dovete essere forti a sufficienza. Ecco perché prima ho parlato in quel modo del suo immenso potere. Bene, vi ho detto tutto. Il resto lo lascio nelle vostre mani. D'accordo. Ci alleneremo abbastanza da riuscire a risvegliare Arcoferino. Grazie al suo aiuto poi sconfiggeremo gli alieni per sempre. Sì, hai detto bene. La vostra dovrà essere una vittoria totale. Sì, però non ho ancora capito di che cosa dobbiamo fare esattamente. Come sarebbe a dire, non hai ascoltato la storia del re? Certo che l'ho ascoltata, solo che non l'ho capita. In poche parole, al momento non possiamo far altro che aspettare. Ah, sul serio? Non fate quelle facce, giovani! L'Accademia ha molto da offrire. Continuate a fare ciò che fate sempre e vedrete che riuscirete nel vostro scopo. Sì, è un'ottima idea. Forza, esploriamo l'Accademia! Chissà, potremo anche scoprire qualcosa di veramente interessante. Sono d'accordo. Non trovate che sia eccitante tutto ciò? Sì, ma non dobbiamo comunque dimenticarci degli alieni. Matteo ha ragione. Ci sarà da divertirsi. Puoi dirlo forte? Ah, non vedo l'ora! Beh, mi sembra tutto già deciso allora. Allora noi andiamo, signor preside. Ci alleneremo senza sosta, vedrà. Forza, andiamo ad esplorare la scuola. Dopotutto, la nostra vita da studenti non finisce certo qui. Bene, è giunto il momento.